Lo sapevi che noi esseri umani siamo stati creati per una gioia eterna? Dio ci ha creati per avere una gioia, per avere pace, per avere speranza. Ma perché tanti non vivono così? Vorrei leggervi una storia. Nel ventre di una donna ci sono due bebè. Uno di loro chiese all'altro: tu credi nella vita dopo il parto? Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello che saremo più tardi. Sciocchezze, non c'è una vita dopo il parto. Come sarebbe quella vita? Non lo so, ma sicuramente ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo con le nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca. Ma assurdo, camminare è impossibile, mangiare dalla bocca. Ridicolo, il cordone ombelicale è la via d'alimentazione. Ti dico una cosa, la vita dopo il parto è da escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto. Invece io credo che debba esserci qualcosa, dice l'altro. E forse sarà diverso da quello che ci siamo abituati ad avere qui. Però nessuno è tornato dall'aldilà dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E in fin dei conti, la vita non è altro che un'angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla. Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente vedremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma, tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei ora? Dove? È tutta intorno a noi. È in lei, è grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto questo mondo non esisterebbe. Eppure io non ci credo. Non ho mai visto la mamma, per cui è logico che non esista. Ok, ma a volte quando siamo in silenzio si riesce a sentirla e a percepire come accarezza il nostro mondo. Sai, io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto stiamo preparandoci per essa. Come la storia che vi ho raccontato, c'è chi crede e chi non crede che ci sia una vita dopo la morte. E ci sono persone che si convincono delle loro idee, seppur sono assurde, come è successo per questi bambini. E uno dei due bebè, pur sentendo le carezze della madre, che cosa faceva? Ne negava l'esistenza. Basterebbe solamente mettere un attimo da parte i nostri preconcetti e riflettere e ricercare la verità. Non è interessante che molte persone oggi passino tanto tempo a cercare in siti internet, ristoranti, hotel, informazioni su viaggi e così poco tempo a passare di che cosa sarà di loro dopo la morte? Tanto tempo speso per una breve vacanza che dura un tempo molto limitato e poco sforzo a investigare come sarà l'eternità. E uno degli uomini più saggi di questa terra, il re Salomone, in Proverbi 14:12, dice che c'è una via che pare dritta all'uomo, ma che essa conduce alla morte. E a volte pensiamo di essere sulla strada giusta, ma non ci rendiamo conto delle conseguenze. Quindi questa mattina io vorrei lasciarti delle informazioni che ti possano dare consapevolezza di prendere una giusta decisione sulle cose. È informata. Questo non è un messaggio che voglio lasciarti di condanna, ma un avvertimento. Ti faccio una domanda: quale genitore amorevole lascerebbe giocare suo figlio in mezzo a una strada? Mi ricordo una volta mia moglie tornò a casa con una gamba mezza rotta. Mi puoi alzare un pochino il microfono? Grazie. Tornò a casa con una gamba mezza rotta perché mio figlio, l'ultimo, Daniele, parlo di un po' di anni fa, aveva circa 2 anni, mia moglie stava mettendolo in macchina per andare via e lui scappò dalla macchina, scese e si buttò in mezzo alla strada correndo, ignaro del pericolo che stava correndo. Allora mia moglie scese di corsa e si buttò proprio letteralmente, tipo Wonder Woman, si lanciò per andarla a prendere e per salvarlo da un pericolo certo. E non si rendeva conto di questo. Poi tornò a casa mia moglie con una gamba mezza rotta e con un bello spavento.
Ma questo è anche quello che Gesù ha fatto per noi. Lui si è buttato, aprendo le sue braccia, morendo su una croce, per inchiodare il nostro peccato e morire al posto nostro per salvarci da una morte eterna, da una morte certa. E come mio figlio era sotto quel pericolo e non lo sapeva, così anche alcuni di noi possono essere in un pericolo e non saperlo. Voglio parlarvi di un tema un po' impopolare che non sempre viene predicato anche. Vi parlerò dell'inferno. Per alcuni potrebbe essere una cosa assurda o anche senza senso. È un posto reale? Chi ci andrà? Esiste davvero o è un'idea che ci facciamo? Molte persone non credono che esista veramente, ma anche molti cristiani non sono informati a sufficienza. Certo, sarebbe un discorso che richiederebbe molto più tempo per approfondire in modo esaustivo. Io voglio solo toccare un po' la parte principale, centrale di quello che è. Chi mi sa dire nella Bibbia chi è la persona che più ha parlato dell'inferno? Profeti, discepoli, chi lo sa? Chi è la persona che ci parla più dell'inferno? È Gesù. Sapete, Gesù nella Bibbia ha parlato più dell'inferno che del cielo. E non possiamo quindi ignorare che Dio stesso, tramite i profeti, poi tramite suo figlio e ancora dopo con gli apostoli, ci parli dell'esistenza di quel luogo come una condizione di tormento. È lui stesso che ha creato e ha fatto questo. E noi come cristiani spesso accettiamo, cioè si pensa che venga accettato questo aspetto dell'inferno come una delle cose basilari del cristianesimo, ma non è così. Purtroppo per molti credenti rifiutano tale realtà come voluta da Dio. E per qualcuno la questione dell'inferno viene, diciamo, arginata con ragionamenti del tipo ma che mettono Dio in una situazione di impotenza, no? Come quasi che Dio forse non è in grado di salvare tutti. Oppure qualcun altro possa pensare che Dio è troppo buono, quindi non può mandare qualcuno all'inferno e quindi Dio alla fine perdona tutti. O una terza cosa, questa è la peggiore, vediamo Dio come un ingannatore. Sì, alla fine è vero che c'è scritto dell'inferno, ma Dio non voleva dire veramente che è un posto reale dove verranno tormentate le persone. Era solo una cosa allegorica. Ma quando Dio ha voluto creare tutte le cose, non ha chiesto il permesso a nessuno. Ha fatto che noi ci crediamo o non ci crediamo, le cose che ci sono non sono sempre per noi spiegabili. Tu potresti dire che la gravità non esiste, ma se ti butti da un palazzo di 8 piani non cambia la realtà, tu cadi e ti sfracelli. Non è quello che noi crediamo, ma quello che noi dobbiamo capire che Dio ha fatto. E sapete, l'inferno è un luogo reale, un luogo di eterno castigo, un luogo terribile, orribile. La parola inferno, non so chi lo sa, cosa voglia dire? Vuol dire un luogo al di sotto, inferiore, sotterraneo. Per inferno, diciamo che la parola inferno deriva da una parola latina e quindi l'inferno nella Bibbia lo leggiamo come il soggiorno dei morti, che nell'ebraico è lo Sheol, invisibile, e nel testo greco è l'Hades, ma è la stessa cosa, parliamo di soggiorno dei morti. E l'Hades significa, Hades nel greco significa invisibile. Ma c'è da fare una distinzione. Chi andrà nel soggiorno dei morti? Saranno coloro che sono morti nel peccato senza la grazia? Ma c'è un altro luogo che viene definito un luogo di tormento ed è lo stagno di fuoco e di zolfo. Qual è la differenza fra il soggiorno dei morti e lo stagno di fuoco? È il tempo. Il primo andranno tutte le persone che qui moriranno senza la fede. Nel secondo ci andranno dopo che Gesù Cristo
tornerà e quindi vincerà il diavolo, la bestia e tutto quello che poi la scrittura ci insegna, e quindi sarà un luogo definitivo che verrà dopo il giudizio finale. Però non cambia la sostanza, entrambi i luoghi, il secondo peggiore, saranno luoghi di tormento. So che non piace sentire parlare di queste cose, ma è la verità. E io sono qui questa mattina per avvisare che esiste un luogo di perdizione da cui noi dobbiamo, non dobbiamo entrare, e scopriremo come possiamo evitare questo luogo. Chi andrà all'inferno? Vediamo chi. Se apriamo un attimo le nostre Bibbie al Salmo 9, versetto 17, è scritto: gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Chi ci andrà? Abbiamo letto? Gli empi. Chi sono gli empi? Chi sono gli empi? I malvagi, coloro che hanno scelto di stare senza Dio. Uno. Ma poi sapete, è scritto anche che ci andranno chi si dimenticherà di Dio. Andrà all'inferno anche chi l'ha conosciuto, ma poi si è dimenticato e l'ha rinnegato. Non voglio prendere troppo tempo, ma voglio leggervi giusto qualche versetto. Ebrei 3, 12, 14. Ascoltate bene, perché questo è un messaggio anche per noi cristiani. Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di Cristo a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto da principio. Siamo diventati partecipi di Cristo, ripeti con me, a condizione di mantenere salda la nostra piena fiducia. Quale fiducia? La fede. E che cosa ci allontana dalla fede? Abbiamo letto prima, siamo sedotti dal peccato. Il peccato è mancare il bersaglio, non prendere segno. Dio ci ha creato per avere una comunione con Lui e noi abbiamo deciso di starne fuori. E sapete, uccidere, ammazzare, rubare, questi sono i frutti del peccato, i frutti di non avere Dio nella propria vita. Amen. E tante volte sentiamo persone che dicono: da domani smetterò di fumare, da domani non mi drogherò più. Ma qual è il problema perché poi non riescono a mantenere questo? Perché cercano di tagliare i frutti. Ma tu quando tagli un frutto cosa succede? Questo lo disse un pastore mio amico, il pastore Rosle. Disse che tu puoi tagliare i frutti, ma i frutti in una pianta ricresceranno. E l'unico modo perché questi frutti non crescano più è quello che tu devi sradicare un albero e piantarlo in un altro terreno. E quando noi siamo piantati nel terreno di Dio, allora porteremo frutti per Dio. Ancora un altro passo, in Seconda Pietro 2, al capitolo 2, versetto 20-21, dice: se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, quindi sta parlando a credenti o non credenti? A credenti. Ne rimangono di nuovo invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo precetto che era stato loro dato. Vedete, questo aspetto importantissimo del regno di Dio, cioè la destinazione di dove noi andremo quando lasceremo questa vita, perché il corpo è mortale, ma l'anima è eterna, perché è divina. E quindi qua noi decidiamo dove dobbiamo passare la nostra eternità: se con Dio, in un posto di gioia nel paradiso, o se lontano da Dio, in un posto di perdizione. Non c'è una via di mezzo. Non mi interessa convincerti che ho ragione, neanche mi interessa che tu possa credere nella parola di Dio, perché tu possa essere salvato, perché io possa essere salvato. E tu potresti dire: ma scusa un attimo Andrea, perché l'inferno è un luogo orribile, tremendo? Perché Dio deve aver creato un posto così? E sai,
Dio non ha creato, è scritto in Matteo 25, al versetto 41, Dio non ha creato, ha creato l'inferno per il diavolo e per i suoi angeli, non l'ha creato per l'essere umano. Il problema è che noi siamo già condannati a camminare verso un burrone, e quello che Gesù ha dovuto fare è quello di mettersi con una croce in mezzo a questo burrone per permetterti di non cadere. Questo è quello che ci porterà l'essere umano. Adesso io voglio farvi vedere, vi chiedo attenzione un attimo, un video di un uomo. La Bibbia ci parla di visioni extracorporali. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 12 ebbe una visione di Dio, una visione dove lui si come corpo e come mente non era più lì presente e quindi venne trasportato. E così quest'uomo, che si chiama Bill, ebbe un'esperienza extracorporale dove Dio, lui era un credente, Dio gli fece vedere però l'inferno. E allora vorrei che prestaste attenzione, parte subito il video. Attenzione bene a quello che noi sentiremo. Alle 3 di notte mi sono alzato per cercare un bicchiere d'acqua, quando tutto a un tratto sono stato rapito fuori dal mio corpo e mi sono ritrovato a cadere nel vuoto per poi atterrare in una cella all'inferno. Era un'esperienza extracorporea, non ne avevo mai avute prima di quella. In quella cella c'erano delle creature demoniache, con un'apparenza di rettile, con delle gobbe e delle squame su tutto il corpo. Ce n'erano due in particolare che misuravano circa 4 metri. Quelle creature non avevano nessuna pietà e avevano un odio estremo verso Dio e gli uomini. Una di esse mi ha sollevato e mi ha buttato contro il muro, una forza fenomenale. Sono crollato. I demoni tormentano la gente. L'odore è fetido, putrido, non c'è una sola goccia d'acqua. Avevo molta sete, le grida erano insostenibili. Venivano da milioni di persone che urlavano con tutta la forza dei loro polmoni. Non è una metafora o un'allegoria. Il dolore che si prova in un inferno è reale, davvero reale. Non c'è nessun tipo di amore, sapete che non sarete mai soccorsi. Perciò ognuno deve sapere quanto la scelta che abbiamo mentre siamo in vita su questa terra è importante. Vedete, serviamo un Dio d'amore. Non vuole che nessuno vada in quel posto. È stato fatto per il diavolo e per i suoi demoni, non per gli uomini. Però l'uomo andrà anche all'inferno. Dio ha così tanto amato l'umanità che le ha dato il libero arbitrio affinché possa scegliere. Perciò Dio vuole che noi cristiani annunziamo il Vangelo. Non vuole che nessuno vada in quel posto. Ha pianto quando ha visto la gente cadere in quel tunnel dal quale siamo usciti. Mentre vedevo tutti quei tormenti e la gente bruciare nel fuoco, sono stato sollevato in quel tunnel e una luce brillante è apparsa improvvisamente. Vedevo bene la sagoma di un uomo senza poter distinguere il suo viso. L'ho guardato, poi l'ho riconosciuto. Ho subito saputo di chi si trattava e ho gridato il suo nome, Gesù, e gli ha risposto, io sono, e sono caduto ai suoi piedi. Non so se sono morto in quel momento, ma mi ha toccato e sono tornato in me. Pensavo a delle cose e mi rispondeva. Mi dicevo, Signore, perché mi hai mandato in questo posto così orribile? Ed egli ha detto, perché tanti miei figli non credono che l'inferno esiste. Ero molto sorpreso. Tanti non ci credono. Credono nell'annichilimento, nell'universalismo, oppure nel sonno dell'anima. Nulla di ciò è vero. Gesù ha detto in Matteo 25:46, e questi andranno alle pene eterne e i giusti alla vita eterna. Sono andati all'inferno perché hanno rinnegato Gesù come il loro salvatore personale. Hanno avuto la scelta durante la loro vita e l'hanno rigettato, benché Dio abbia offerto se stesso per loro. L'unica soluzione è di conoscere Gesù Cristo e di pentirsi dei propri peccati. È un video forte. Io poi ho letto la testimonianza dove lui racconta bene che cosa ha visto. La cosa che mi ha colpito di più, sapete cos'è? È che cos'è di fatto l'inferno? L'inferno è un luogo reale ed è l'assenza di Dio. Dio è amore, luce, speranza, gioia. E l'assenza di queste cose è terribile. Prova a immaginare, adesso noi ci vediamo perché c'è luce. E lui diceva che in quel posto non era buio, era tenebroso, non vedevi niente, era un'angoscia. E molti pensano che forse si vedono nei filmini le fiamme dove le persone bruciano tutte insieme. No, nell'inferno non ci saranno persone vicino, perché c'è un senso di solitudine, perché Dio ha creato la relazione e dove non c'è Dio non c'è relazione. Molti dicono, ma perché c'è tutto male, c'è il male in questo mondo se c'è un Dio? E io dico,
spiegami allora perché c'è tutto questo bene nel mondo se non c'è un Dio. Prova a togliere il bene, l'amore, la pace, cosa rimane? Sapete, la cosa peggiore e terribile di questo luogo è che le persone non hanno un tempo definito in cui moriranno, ma è un tormento eterno. E lui diceva che respirava in questo modo, perché non aveva una sete e non poteva bere. E questo perché in Deuteronomio è scritto che la pioggia, l'acqua viene dalla pioggia del cielo. Non c'è pace all'inferno perché Gesù è il principe della pace, dice Isaia. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che esiste un luogo che Dio ha fatto per distruggere il nostro nemico, il diavolo, ma in cui se noi non ci mettiamo con Dio, noi saremo i suoi nemici. E in cui ogni uomo che non lo conosce è destinato. Volete che vi leggi qualche cosa che ha detto Gesù stesso? Matteo 13, 42, li getteranno nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Ancora dice, serpenti, Matteo 23, razza di vipere, come sfuggirete alla condanna dell'inferno? Matteo 25, 46, e questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Matteo 25, 41, allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, andate via da me maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Non stiamo scherzando. E credo che quando Bill raccontava di questa esperienza, lui diceva, sapete, possiamo paragonare l'esperienza dell'inferno un pochino a quando muore una persona a noi cara, che può essere tuo figlio, tua figlia, tua madre, tuo padre, una persona, moglie, marito. Dice, è un po' questo senso di solitudine, ma è molto peggio, perché tu hai la vita che va avanti, ma lì non c'è speranza, non c'è pace, ci saranno vermi che ti mangiano e che non ti danno respiro, possibilità di andare avanti. E noi dobbiamo sapere, perché è importante come credenti saperlo? Non so se tu credi in questo momento in Dio oppure no, o forse da quanto tempo, un mese, un anno, o forse 10 anni che hai lasciato Dio fuori dalla tua vita, ma è importante sapere anche come credenti, per prima cosa, sapere da Dio, dove Dio ci ha tratti fuori e poterlo ringraziare. Seconda cosa, perché noi possiamo avere un timore e una reverenza per Lui. È vero, Dio è nostro Padre, ma ancora prima di essere nostro Padre, Lui è il nostro Signore. E noi dobbiamo avere timore e reverenza, rispetto. E terzo punto, perché noi possiamo avere la passione nel nostro cuore di raccontare alle persone che c'è speranza e salvezza, ma al di fuori di Gesù le conseguenze saranno eterne e l'inferno sarà reale per queste persone. Non so tu, ma io sentendo questa storia sono stato proprio toccato dentro e ho detto, io non voglio che nessuno vada all'inferno, ma sai, Dio non vuole neanche lui questo. Noi possiamo fare una scelta su questa terra. E forse allora tu un giorno mi potresti dire, Andrea, aspetta un attimo, però io sono una brava persona, non ho ucciso nessuno, non sono un delinquente. È vero, ma questo, per quanto riguarda, se lo paragoniamo fra di noi, forse potresti essere una brava persona, ma per quello che sono i standard di Dio, lui dice che se tu dici una bugia, una sola bugia, sei destinato al fuoco eterno. È scritto in Apocalisse. Ma per i vili e gli increduli, Apocalisse 21,8 dice, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, gli stregoni, gli idolatri e per tutti i bugiardi è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E questa è la seconda morte, dopo quella del corpo. Quindi una sola bugia. È scritto che se noi rubiamo qualcosa, i ladri sono degni di morte eterna. Gesù disse che vi è stato detto in Matteo 5 di non commettere adulterio,
ma chi desidera una donna nel suo cuore ha già commesso con lei adulterio nel suo cuore. E questi sono solo 3 dei 10 comandamenti. Allora io ti chiedo, se tu ti trovassi domani, un giorno davanti a Dio, come saresti? Innocente o colpevole? In base ai suoi standard di bontà. Colpevole, giusto? E sai, Dio è un Dio giusto. Il problema è che noi non lo siamo, perché è scritto che noi tutti, che nessuno è giusto. E che la ricompensa del peccato è la morte. E Dio è giusto, e come un giudice giusto, lui deve punire i criminali. Che giusto giudice sarebbe colui che, solo perché non vuole mandare in carcere le persone, libera tutti? Non sarebbe un Dio giusto, un giudice giusto. E così ancora di più Dio. Lui deve punire il peccato. Ma c'è una buona notizia. E la buona notizia è che Dio da una parte è giustizia e dall'altra parte è amore. E lui non vuole che l'uomo vada in un luogo tremendo, non vuole che sia lontano da lui. E allora che cosa ha fatto? Ha mandato suo figlio Gesù, che è l'unica persona che ha vissuto una vita completamente perfetta, senza peccato, che si poteva presentare davanti al giudice e dire: io prendo, io pago la cauzione per lasciarti libero, e tu da quel tribunale puoi prendere e andare via, perché qualcuno ha pagato al posto tuo. E Gesù Cristo ha preso su di sé il peccato, la condanna che noi avevamo, ognuno di noi, ed si è fatto inchiodare su una croce per pagare con il suo sangue, ha versato il suo sangue perché noi potessimo essere puri davanti a Dio. La natura del peccato è stata distrutta. Tu potresti anche pensare che questo non sia vero, ma come dicevo prima, anche la forza di gravità puoi pensare che non sia vero, però se ti butti da un palazzo cadi. E perché Dio dice che noi non possiamo andare così come siamo? Perché mi veniva in mente questo pensiero di quando tu vai a comprare un paio di scarpe e sono nuove, pulite, poi esci fuori, basta che tu faccia qualche passo in mezzo alla strada e non puoi tornare indietro, riportarle al negoziante e dire: senti, io ti ridò indietro le scarpe, sono nuove. No, le guarderebbe e direbbe: non sono nuove, sono sporche, io non le posso riaccettare così, non le posso rivendere così. È vero o non è vero? E questa è la nostra natura, noi siamo sporchi del peccato, perché come abbiamo visto, ognuno di noi ha commesso qualcosa contro Dio. Magari non siete tanto convinti, ma se io proiettassi un video della tua vita, dell'ultimo mese della tua vita, dove venissero proiettati tutti i tuoi pensieri, le attitudini del tuo cuore, le cose che hai detto e che hai fatto, cosa penseresti? Di essere ancora una brava persona? Siamo davvero brave persone? Noi dobbiamo essere confrontati con colui che ha creato ogni cosa e che è la bontà. Voglio lasciarti un esempio che dice, per farti capire un attimino meglio questo aspetto. Prova a pensare che di presentarti davanti all'uomo più ricco e famoso del mondo, bussare alla tua porta e dire: ehi, ciao, io sono una brava persona, mi fai entrare? Che cosa ti direbbe? Ciao, ascolta, io non ti conosco. Non puoi pensare di entrare un giorno nel paradiso di Dio senza conoscerlo. Lui vuole una relazione, non basta che tu creda che lui esista, tu devi avere una relazione, lo devi conoscere, se no non ti può fare entrare. Oppure altre persone pensano che ci sono tante religioni e che tutte alla fine portano a Dio. No, non sentiamo, ci sono tante strade, basta credere in qualcosa, alla fine tutti, Dio è uno. E non c'è niente di più falso. Immagini di dover andare a casa di un amico, un'amica che ti invita a cena e ti dà delle indicazioni, dove ti dice: guarda, per arrivare a casa mia c'è solo una strada che devi fare.
Vai verso Milano con l'autostrada, esci la tangenziale ad Assago, vieni qua e c'è un'unica strada sterrata che devi percorrere. Solo andando per quella strada tu puoi arrivare a casa mia. E tu dici, no vabbè, ma ascolta, magari io posso fare anche un'altra cosa. Sai cosa faccio? Vado verso Bergamo, poi vado verso Lecco, torno indietro e poi comunque da qualche parte troverò la strada. E magari poi ti chiama al telefono, tu lo chiami e dici, ascolta, ma sei sicuro che siano giuste le indicazioni che tu mi hai dato? Beh, forse so magari dove abito. E quindi allo stesso modo anche Gesù disse, io, Giovanni 14:6, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono tante vie, c'è solo una via, Gesù. E lui è la via, e lui ci ha dato delle informazioni chiare per poterlo conoscere, chiare per poterlo raggiungere, e ci ha detto devi percorrere questa strada. Non sono tutte le strade portano a Roma, c'è solo una strada che ti porta in cielo, conoscere Gesù. E vado verso la conclusione raccontandoti una piccola storia che ho già raccontato un'altra volta, ma che penso sia significativa. C'era una fattoria, e questa è una storia realmente accaduta, in Canada, dove ci fu un grande incendio. In questo incendio bruciò praticamente tutto quello che era in questa fattoria. Quindi il fattore, il contadino, andò per valutare i danni di cosa era successo. E mentre si recava lì vicino vide che veramente era tutto bruciato e trovò una gallina con le ali tutte bruciacchiate. E quindi si avvicinò e sentendo un rumore strano alzò un'ala e sotto ci trovò 4 pulcini che erano ancora vivi. E lui disse, mamma mia, pensa a te, questa gallina si è sacrificata e ha dato la possibilità a questi pulcini di vivere. Poi si girò un attimo e vide che c'è qualcos'altro lì vicino ed era un altro pulcino che però era morto perché era stato preso dalle fiamme, perché probabilmente aveva deciso di non mettersi sotto la protezione della chioccia e quindi non ce l'aveva fatta. Sai, Gesù si paragona a questa chioccia. Mi vengono in mente le parole quando lui disse, Gerusalemme, Gerusalemme, io come una chioccia avrei voluto accoglierti sotto le mie ali, ma tu non l'hai voluto. Gesù ha preso su di sé l'ira di Dio, la giusta ira di Dio, perché Dio è un fuoco consumante che brucia il peccato. E ha preso su di sé questo fuoco perché tu ed io potessimo essere salvi. E se tu questa mattina, decidi, di metterti sotto le sue ali, di metterti a posto con lui, se non l'hai mai fatto, oggi è il giorno della salvezza. E se tu forse l'hai fatto, ma sono passati anni, e quindi forse ti sei dimenticato di Dio, io voglio darti questo avviso. Non chi crede andrà in cielo, ma chi avrà la fede nel proprio cuore, chi Gesù riconoscerà come suo. E quindi questa mattina credo sia un tempo dove dobbiamo tornare a Lui in un modo nuovo. Giovanni 3:36 dice, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ma questa è una tua, una mia scelta, e noi possiamo scegliere solo qui su questa terra, non esistono altri momenti. Come conoscere Gesù? Prima cosa, ti devi pentire dei tuoi peccati, e pentirsi vuol dire svoltare una volta per tutte, girare, cambiare strada e dire al Signore, so di essere un peccatore e ho bisogno di te. E non è una cosa mentale, è una cosa di lasciare il nostro peccato. E poi devi credere in Lui come unico tramite. Gesù disse che Lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini,
e nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. E quindi l'unico modo per conoscerlo è credere in Lui. E sta scritto che se confessiamo con la nostra bocca Gesù come Signore, crediamo col nostro cuore che Lui che Dio l'ha risuscitato dalle morti, saremo salvati. So che molti di noi hanno magari fatto questa scelta, ma sapete, Gesù disse: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno del Padre mio. Nel mio nome avete parlato, avete profetizzato, avete fatto segni, miracoli, ma io non vi conosco. Perché? Perché non c'entra quello che noi crediamo. I demoni credono in Dio e tremano. Ma quello che fa la differenza è vivere una vita seguendo Gesù. Se noi viviamo nel peccato, come se non ci fosse stato un cambiamento dentro di noi, siamo a rischio, perché abbiamo camminato con Lui, l'abbiamo conosciuto, e come abbiamo letto in Pietro, è ancora peggio, perché poi ci siamo dimenticati di Lui e siamo tornati nella vecchia vita. È una cosa seria, fratelli, amici. E quindi voglio concludere con un verso che Apocalisse dice: chi non crede alla parola di questo libro è condannato allo stagno di fuoco, e chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. La mia domanda questa mattina è: sei sicuro? Sei sicura che il tuo nome è scritto in quel libro? Un giorno compariremo davanti a Dio e Lui giudicherà le nostre opere. Aprirà questo libro e lì ci sarà il nome di chi veramente entrerà nella sua gioia. E Lui ha preparato un posto meraviglioso, un posto dove non ci sarà più dolore e sofferenza, un posto di pace, un posto di gioia, un posto di speranza, un posto di gloria. E non vi ho parlato di questo perché voglio rattristarvi, ma perché voglio darvi speranza, perché Dio è venuto per togliere e strapparci dalle tenebre dell'inferno. Lui è venuto per darci vita, vita abbondante. E allora noi dobbiamo prendere questa vita e strappare via, lasciare via tutte le cose che ci impediscono di camminare con Lui, prendere coraggio e dire: io ti voglio seguire, io ti voglio servire, io non voglio avere timore. Sapete, molti prima di parlare di Lui, Lui vuole solo che noi apriamo la nostra bocca, e magari pensano di non essere abbastanza preparati. E magari è vero, anche a me è successo, però tante volte credo che sia più il timore degli uomini che non il timore di Dio. Allora quando uscirai da questa sala stamattina, ti voglio chiedere: avrai più timore degli uomini o più timore di Dio? Avviseremo le persone che stanno andando in una condanna eterna, in un burrone, e gli diremo: Gesù è quella persona che ha pagato per te, esci fuori, vieni a Lui, non voglio che tu muoia. Sai, un giorno parlavo con una persona di Gesù, e Dio mi ha mostrato un'immagine, e io ho visto arrivare uno tsunami. Voi vi ricordate, nel sud dell'India, nella zona del Tamil Nadu, arrivò quello tsunami che ha distrutto ogni cosa. E io gli dissi: ascolta, io ti sto avvisando, tu non credi che Dio esista, ma arriverà uno tsunami, arriverà un maremoto, e non importa che tu creda o non creda, arriverà, perché le previsioni l'hanno detto, perché io lo so, ti sto avvisando, noi lo sappiamo, ci sarà questo. E allora cosa farai? Mi crederai? Crederai in quello che Dio dice? Oppure no? Se non ci crederai, non cambieranno le cose, verrai travolto. Ma se tu crederai e affiderai la tua vita a Lui, Lui ti salverà da questo. E io so che qua forse ci sono persone che hanno già sentito parlare tante volte di questo, ma c'è anche chi non l'ha sentito nel web. E io voglio dirti che Gesù è l'unica via, l'unica speranza perché tu non muoia, ma perché tu abbia la vita eterna, perché tu abbia salvezza dalla morte.